Buongiorno da Gianluca di mbstore.com. Come si sostituisce un citofono come l'Iturmet con un citofono universale compatibile? Andiamo a vedere. Questo citofono, nella fattispecie della Master, il BXPH410, è un citofono compatibile con quasi tutti i citofoni in commercio, sia con chiamata meccanica che con chiamata elettronica. Proviamo adesso a sostituire questo citofono con un citofono della Comelit che abbiamo già montato sul banco e vediamo se veramente, come dicono loro, funziona con tutti quanti. Il vantaggio di avere un citofono compatibile è quello di non dover dire necessariamente marca e modello al tuo rivenditore. Infatti, come già ti ho detto in qualche video precedente, per sostituire un citofono con un citofono nuovo bisogna necessariamente dire sia la marca sia il modello del citofono stesso, perché altrimenti, puoi dire, i connettori dentro, la morsettiera dentro non corrisponde con la morsettiera del vecchio citofono e potresti trovarti in difficoltà. Con questo citofono non è così. Vediamo come si fa. All'interno della confezione troverai questo bugiardino, questo foglietto, diciamo così, che è lo schema di compatibilità e di conversione con tutti i citofoni in commercio. In questo caso dobbiamo sostituire un citofono della Comelit, quindi andiamo a trovare fra tutte queste marche Comelit e andiamo a vedere lo schema di conversione. Come puoi vedere, di Comelit ne troverai vari, perché ovviamente ognuno ha uno schema diverso. Noi andiamo a scegliere quello che ci interessa, in questo caso il 2402W. Una volta aperto il citofono compatibile, all'interno troveremo una morsettiera con le lettere A, B, C, D, E e con un jumper che dopo ti faccio vedere. Quindi in corrispondenza di questa lettera troveremo il numero sotto il citofono che ci interessa, che se non vedo male è questo qui. Quindi praticamente la lettera, il filo che sta su P1 lo attaccheremo sulla lettera A, il filo che sta su B lo attaccheremo su 3, il filo che sta su C lo attaccheremo su 4 e così via. Procediamo e vediamo se tutto va bene. Una volta aperto il citofono da sostituire, ti ricordo di segnare su un pezzo di carta i cavi che stanno attaccati alla morsettiera, quindi segnare il numero e la lettera, ok? In questo caso il blu dovrebbe essere P1, scusatemi ma non vedo, vado a memoria, il rosso dovrebbe essere il 2, eccetera 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 eccetera. Adesso ci riscriviamo su un pezzo di carta. Ok, fatto. Quindi abbiamo segnato verde 2, verde, scusatemi, S, rosso 2, giallo 3, grigio 3, giallo 4 e blu P1. Adesso accanto ci andiamo a mettere, prendendo sempre la tabella di conversione, anche i numeri anche le lettere corrispondenti al nuovo citofono che vogliamo andare a sostituire. Come puoi vedere, qui ho già segnato le lettere corrispondenti ai morsetti ai quali poi andranno attaccati i cavi che staccheremo dal primo citofono. Per aprire il citofono bisogna svitare questa vite che vediamo frontalmente. Una volta fatto, come puoi vedere, qui dentro esce la morsettiera con le lettere che ti ho detto prima, cioè A, B, C, D ed E, dove adesso andremo a attaccare i fili che abbiamo staccato dal citofono Comelit. Ok, abbiamo fatto. Come puoi vedere, non abbiamo fatto altro che attaccare i cavi nella morsettiera, così come avevamo scritto prima sul foglietto. Adesso richiudiamo e vediamo se tutto funziona. In realtà non possiamo ancora chiuderlo, scusatemi, perché dobbiamo verificare che il citofono sia meccanico o elettronico. In questo caso è elettronico e c'è questo piccolo jumper che potete vedere, che può essere spostato dalla posizione E, nella quale è adesso, alla posizione M, cioè in questa maniera qui, se il citofono è meccanico. Adesso che è elettronico lo lasciamo così com'era, perché altrimenti il citofono non funziona. Lo rimettiamo qui a posto e adesso possiamo chiudere. Ok, come al solito, dubbi e domande, info@mbstore.com, lascia un commento, un mi piace, ovviamente condividi il video su Facebook,
lascia un bel mi piace su YouTube o un commento se non hai capito qualche cosa. Un saluto da Gianluca e da epipistol.com. Ciao!